Mario, buongiorno. Tutto bene? Bene, grazie, lei? Bene, bene. Ieri non l'ho visto alla premiazione. E non c'ero ieri, ero a fare il giro in Lombardia. Oh, caspita, non sapevo che la sua ditta ha oltre 100 anni. Eh sì, aveva iniziato mio nonno. Ah, caspita. Sì, sì, ha iniziato il nonno. La 1917. 17, caspita. Complimenti, veramente. Ieri è stata... L'abbiamo fatta a resistere a tutti questi momenti. Porca miseria. Non è facile. Eh sì, beh, complimenti, davvero, bene. Dai. Oggi la partenza alle 10, alle 10, no? Alle 10, sì. Bene, bene. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci facciamo prima 50 minuti. Ma qua ancora da io. No. 30 km 50 minuti. Ma ascolta, è moltissimo il piano, Qui fai media 25 minuti. Qua vai forte. Tira forte, piano, tira forte in 40 minuti lo fai. C'è la valle due volte che però è questa. Non è una gara vera, mountain bike fuori strada che fai. Dov'è che ti butti giù di qua? Allora, partiamo lì, vai a destra, poi campagne, bosco, campagne nel bosco tutto là dietro, poi attraversi la via Saporiti, che è quella che... Dove sei arrivato te? Giovannino, siamo a posto. Poi entri nel bosco ancora, scendi in valle, poi risali una salita che noi chiamiamo Fustrieur perché è abbastanza ripida. Dopodiché vai a girare dietro questo angolo, le campagne, e vai via diritto e fai una salita. Quindi sono due salite. Sono due salite, ok. Due salite. Tu sei Master C, cazzo. Sai che no? Ma poco tempo. Passa. Oggi ci sarà, ma questa non la fa. Con la grave quasi quasi. Con la grave quasi quasi sì. Allora, con la grave quasi quasi sì. Sì, questa è esagerata. Affronti bastante. Sì. Oggi le bibite non ci sono. Aspetto che portano. Ah, arrivano dopo. Bene, bene. Buona giornata, signore. Però andavi giù loro una volta. All'uscita prima all'uscita pane allora qui c'è la chiesa qua c'è la chiesa e tu senti ti metti dentro fuori dal boschetto e li mandi su verso il gas posto? Verso il gas no le rimandati verso il gas. La travata andavamo dritti perché c'era tutto rotto delle piante. Adesso torniamo da chiodi di più. A sinistra, verso il gas. Ok, perfetto, tutto grande. Grazie.
Sigillatura, certo. Elettronica. Beh, funziona sempre, no? Sì, sì. L'importante è quello. E cos'è, un cellulare che registra tutto? Questo qua, il contachilometro, il Garmin. Ah, Garmin, ah, bello. Ah, ecco. Ah, lì sono... Chissà, cosa sei, i fili dei freni lì, sì. Danno fastidio altrimenti, sì. Poi c'è, vabbè, quello con la sella telescopica. Ah. Viene sulla sella da sola, si schiaccia. Quando blocca, sblocca gli ammortizzatori. Ah, ecco. Insomma, è quasi una moto sta bici. Beh, sì. Bella, bella, bella. Tanti anni che ti alleni, che fai, cos'è, una passione la tua, oppure sì, vedo, perché sei del Cassanese, sì. E quindi sei un professionista. No, vabbè, vado così per allenarmi, ma qua vengo sempre, tutti gli anni. Ah, sì, bene, sì. Bene. Sono tipo la sesta volta che vengo qua, sesta, settima. Bene. Allora, oggi vinci, no? Speriamo, vediamo, vediamo come va. Bene, bene, ok, dai. Eccolo qua il giovanotto. Buongiorno. Eccoli. Ma io, ma tu sei quello che vince, sì? No. Lui è quello che vince, diciamo. Ah, è vero, il giovanotto, bravo. Io faccio 20. Ah. Bene, bene. No, perché io li registro tutti, di sicuro registro anche quello che vince, no? Bravi. E adesso arriveranno i giovanotti. Puoi provare a fare un giro con questa di Luciano. Puoi provare questa di Luciano. La vuoi provare? Te la faccio provare qua, Ti tiro giù la sera e la provi, così almeno vedi se ti piace. Bravo, bravo, il 27, porta fortuna il 27, lo sai? Infatti mi hanno detto che è il numero delle stazioni della bici. Ah sì? Sì. Ah. Quello. Sì, no, no, ma il 27 porta bene, credimi. Vedrai. Bravo. Allora, dopo il gas. Per andare giù alla cassinetta, sì. Alla San Bernardo, sì. Dopo il gas, sì. A un certo punto trovi un paletto con una freccia che manda su al prato. Ah, c'è la casa di Lontana. Hai un cespuglio grosso. Sì. Prima della S. Allora, noi andiamo. Prima della S. Qua così. Tu adesso eravamo su a... Vedrai le corse che vengono qui e le mandi di qua. Okay. Parte Mario, che li vedi, te lo vedi arrivare e li mandi su. Non puoi sbagliare, perché adesso vai su qua, vieni per la salvezza. A un certo punto ti metto una freccia che dice assolutamente. Ok, inizialmente te li vedi arrivare qui. Buongiorno. San Bernardo che ti vengo a Vediamo.
all'inizio ti vedi arrivare dalla San Bernardo, poi ti vedi arrivare, proprio io. Oh. Infatti dicevo, vecchio 800 da Leo. Lavoro in corso. Buongiorno. Buongiorno. Ho visto che tutti fissano, perché disturbano quelli lì, fili lì. Sì, potrebbero. Ma non mi arriva qua. Ah, ecco. Perché questo già rimane più grosso. Non fa niente. Sto guardando la bici, ho detto ormai queste sono moto, sono moto. E questa c'ha già i suoi anni, questa c'ha 10 anni, non è nuovissima. Però, è tenuta bene però, Non è neanche usata tantissimo. Si vede che il proprietario la lustra bene. La usa anche poco. Vabbè, in 10 anni, almeno una volta l'anno, no? No, un po' di più. Non sta così ferma. Ah, vabbè, è tenuta benissimo. Bella. Poi adesso con gli ammortizzatori hanno proprio tutto, Stavo guardando. Questo è ancora in alluminio, adesso sono tutti in carbonio. Li fanno in carbonio, ancora più leggere. E costano anche di più però. D'altronde la tecnologia va avanti, Sì, questa è 2012. Dopo il Covid. Anche i quello. Costi sono aumentati. Eh sì, perché lì per un paio d'annetti si è rimasti fermi, circa. Sì. Bene, bene. Ottimo. Adesso vado a vedere, là ce ne sono degli altri. Grazie. Infatti te l'ho detto. Faccio da sponsor. Hola. Grazie, sorriso. Uomo di panza, uomo di sostanza. Bravo, bello, perché questa è una cosa diversa. Avete la faccia, ho detto quale che la faccia. Adesso arrivo da lui. Conta di più, la gamba o la testa? Tutte e due. Qua.
quando è morta, porca è nera, perché neanche per la posta, ce l'ha il legismo. Era tutto pedalato e la poi 47 è morta che parla con me. Però io sono in licenza. Va bene. Eccolo, Edo Datta, il mitico, Edoardo Datta. Davide. Ciao Davide! Ciao Luci! Ambrogio sorriso per la stampa? Assolutamente, sempre sorriso. Cioè, grazie. Va bene. Buongiorno. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Bene, bene. Cesa. Dai, dai. Una bella foto fatta. Fatta. Eccolo che è tornato in servizio. Ma oggi è il giorno che si paga o no? O era ieri? Domenica. Ah, domenica, caspita. Ah. Cos'è il 30% più? No, il doppio oggi, è domenica. Si paga il doppio oggi. Il giorno di feriale è un cazzo. Domenica il doppio. Oh, ma cambia posto. Ho registrato il vostro pagamento. Le vostre dichiarazioni. Sì, però quanta soddisfazione che c'è, dai. C'è solo questo. Eh? Finiamo stasera alle 7 noi. Ah, vabbè. Cioè, dopo verrà a fare le castagne. Certo, certo, pomeriggio. Pomeriggio sono lì. Dove ci sono le castagne. Ciao! Edo, ma da casa? Sì. No, io non c'avevo voglia, ho già fatto 27 ore. Hai detto che sei incazzato. Perché lei c'è un po' parecchio. Perché ieri c'è allenamento. Ma ieri siamo andati a tavolo e sono tutto scassato. Down il dono. Ritorniamo di quest'anno per la sagra di un'arte oggi 13 ottobre in festa della Madonna del Rosario. E come tradizione la società ciclistica Lona del Cerchino organizza la pedalata d'autunno. Siamo alla 9ª edizione e volevo ricordare a tutti che è una gara non competitiva, libera a tutti. La partenza della gara sarà alle ore 10 punto. Ricordo che il percorso lungo è uno sterrato asfalto di circa 21 km all'interno del territorio di Lona del Cerchino, mentre il percorso corto è sempre sterrato asfalto di circa 10 km sempre all'interno del territorio di Lona del Cerchino. Ricordo che chi vuole iscriversi per il giro lungo sono 10 euro e per il giro corto sono 5 euro. Attenzione ai bambini che devono essere accompagnati dai genitori.
non è ancora arrivata, però ci dovrebbe essere la partecipazione della pluricamponessa mondiale di country biker in, penso che poi dopo arrivi. Voglio ricordare che mentre fate la corsa dovete rispettare le regole del codice stradale, quindi mostrate sempre attenzione alle macchine, alle moto che arrivano e soprattutto agli organizzatori e alle persone dedicate a indicarvi il percorso. Intanto volevo ricordare anche che alla sagra di Donate nel pomeriggio ci sono diverse attività, c'è una mostra di pittura, c'è una mostra fotografica, dalle 10.30 fino a stasera c'è una esposizione del mercatino degli hobbisti con il gazebo delle associazioni leonatesi, è organizzata dalle 12 alle 17 una caccia al tesoro fotografica a squadre, organizzata dall'associazione tra parentesi, e il ritrovo è presso la biblioteca alle 11.30, ci sono le caldaroste degli alpini. Ricordiamo che invece alle 16 sarà la torta offerta dalla pasticceria Barban e alle 17.30 in Piazza Libertà l'aperitivo alternativo con DJ e musica. Ricordiamo il solito risotto di Moreno. Buongiorno, per l'iscrizione di lì. Quando dicono così 300 metri, capito? Cioè, capito? Così 300 metri. Thank you.
Avrà sulla pettorina, loro sono dopo le carabiniere. Comunque lui è il ragazzo che avrà sulla pettorina fine gara. Quando passa lui. Ciao, guarda, guarda il posto. Ciao, buona giornata. 200 kg. No, di più, no, dai, non esagerate, dai. Solo io. Non esagerate. Ciao, ragazzi. Ciao, ci vediamo dopo. Grazie. Sono di più 200. Non esagerate. Altrimenti mi fate sentire anch'io no, che due. No, no, ragazzo. Chiletti ce li ho, A peso, diciamo che tu vecchi, tu che ne lo sei, diciamo così, tu che no, lo so, che c'è tanto, guarda, puoi girare come vuoi, sono di lui, io sono di lui. Stare attenta perché questi qua ti scrivono. Ma alla fine non vai neanche te. Non c'è nessuno che corre a piedi. Fai tutto. Fai tutto con la destra. Dani, o corri. Quindi dietro con non avremo nessun risultato perché ci sono personale degli alpini, personale. Giorno vice. Pensionati, personale normale, personale della situazione civile che non ha di cecchino. Ringraziamo anche l'ambulanza che è sempre presente in queste manifestazioni dove ci sono persone che sono anche loro di Nonati Ceppino. Ringraziamo l'Avis che ogni anno offre il suo posto di ristoro. Volevo appunto ricordare come il volontariato contribuisce a poter organizzare certe manifestazioni, perché senza avere queste persone non si potrà mai organizzare queste cose. Quindi più siamo e meglio facciamo. Ricordo che quindi manca un quarto d'ora alla partenza, non ho ancora le iscrizioni, aspettiamo un attimino. Attenzione, lasciamo libera la strada in modo che le macchine possano circolare tranquillamente. Ah, c'è il percorso? Sì, ma vabbè, un po' ci sono sui nomi. Ah, bello. Grazie. Ciao.
C'è Giovanni il foglio della chiusura delle strade. Quello del Davide, Davide ha dato forse. È troppo largo, secondo me. Metti la perché se era un taglio tipo da coltello. Non è da coltello, è un legno, cattura su questo. C'ero che decido di mettere le camere, ce l'ho dato un po' di guarda che ne faccio, poi tutte le domeniche 70-80 camere, mai bucato, sono due volte e due legni. Sali dal cappuccino, sali prima, comunque c'è che è così che sta il cielo, non è cappuccino è così semplice, ma quando fare quella della fontana, quello che si chiede però fanno di sinistra. Vai giù. Vai, bravo, gira, gira. Quanti ne fai? Occhio alle auto però, Gira la testa. Bravo. Però siccome era più forte di tutti, quest'anno ho deciso di non partecipare, di fare solo la partita, perché se no non voleva far figurare gli altri concorrenti. Un po'.
solo un attimino questa cazzo di questa con la 2019 Allora, ho elencato una scritta, ce ne sono altre tanti, questa è una canzone per signori, si fa di una parte a loro, ovviamente buon lavoro, avviene anche te a subire le ore. Sì, perché adesso mi metti lì. Un giro, allora abbiamo scoperto un'ordinanza comunale che non ci permette di tenere troppo chiuse le strade. Quindi il giro grande tutti lo fate. I primi 30 alla deviazione dove abbiamo la persona che dice giro grande e giro piccolo, i primi 30 più o meno vanno a fare il secondo giro grande, che fanno, quindi fate due volte la salita. Chi è un po' più rallentato, comunque sta facendo un po' più di fatica, li faremo andare direttamente all'arrivo, quindi gli evitiamo la seconda volta la salita, ok? Questo purtroppo è perché chiudiamo le strade e l'ordinanza l'abbiamo fino a un certo orario, quindi non possiamo aspettare purtroppo tutti quanti che con calma fate anche il secondo giro, ok? Però saremo noi che daremo le indicazioni quando è il momento di chi è più indietro di andare verso l'arrivo, e invece chi è più avanti, che va più forte, farà anche il secondo giro, ok? Quindi voi non dovete preoccuparvi, saremo noi a darvi le indicazioni in funzione dei nostri tempi che prenderemo. Vi ringrazio a tutti. Grazie a tutti per l'attenzione. Oh, buongiorno. Anche perché non la vedo. Mi volevo dire, c'è il gruppo di Gorla, la U-Green, e allora volevo ringraziare la loro partecipazione, so che ci sono tutti i ragazzini e soprattutto c'è una ragazzina che voleva partecipare a tutti i costi. Io volevo salutare la Emma. Chi è la Emma? Emma? E là la Emma, ciao Emma, eccola. Quindi volevo salutare il numero 63, Emma, che voleva partecipare a tutto costo, voleva invitare tutto Gorla, giusto? Tutto a posto? Sei in forma? Ok, perfetto. Buona corsa. Brava. Mettiamo le moto, che così poi... Io adesso dov'è con la bandiera? Thank you.